Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere come trasferire da iPhone a un tablet, in questo caso un tablet Samsung, i dati come ad esempio i dati in galleria, oppure ancora i contatti, i messaggi e quant'altro. Quindi, per prima cosa, dobbiamo scaricare un programma che si chiama iCareFone iTransGo. Una volta scaricato il programma, andiamo a collegare i dispositivi al PC o al Mac. Saranno connessi, andiamo eventualmente nelle impostazioni su Samsung, in questo caso, e andiamo a selezionare il debug USB che si trova sulle opzioni sviluppatore. Se non è disponibile questa opzione, bisognerà andare a cliccare 7 volte sul numero di build del nostro dispositivo, in questo modo qua. 7 volte. Comparirà quindi qua sotto l'opzione sviluppatore e qui dovremo andare ad attivare l'opzione debug USB. Ora il nostro PC, il nostro Mac saranno in grado di leggere e accedere al nostro dispositivo per trasferire i dati. Una volta fatto ciò, spostiamoci sul PC o sul Mac e scarichiamo il programma iTransGo, nel caso. L'applicazione TenorShare iCareFone iTransGo, disponibile sia per Windows che per Mac, che consente di trasferire i dati da un telefono all'altro senza dover ripristinare. Permette di trasferire i dati da Android ad iPhone dopo l'installazione senza riavviare e ripristinare iPhone e consente di trasferire i dati da iPhone ad Android ugualmente senza ripristino. Ci permetterà di scegliere i file che vogliamo trasferire singolarmente ed è compatibile con oltre 8.000 dispositivi Android ed iOS, anche con gli ultimi sistemi operativi iOS 17 e Android 13. In descrizione trovate il link per scaricare la versione di iCareFone iTransGo. Apriamo il programma, una volta installato, sul nostro PC o sul nostro Mac. Spostiamoci dunque sul programma. Ora selezioniamo il tasto per continuare e da questa schermata andiamo a inserire la spunta sui tipi di file che vogliamo trasferire. Possiamo selezionarli tutti in blocco o singolarmente. In questo caso selezioniamo i contatti in modo singolo. Quindi avviamo la scansione per iniziare il trasferimento. Una volta avviata la scansione, avremo a disposizione sul nostro dispositivo tutti i file che abbiamo deciso di trasferire. Una volta terminato il trasferimento, troveremo all'interno della nostra rubrica dei contatti i contatti che erano disponibili anche precedentemente su iPhone, e la stessa cosa varrà per tutti gli elementi come la musica oppure le fotografie che potremo trovare all'interno delle gallerie. In descrizione trovate il link per scaricare il programma.